stai passando sta quarantena? Allora, devo dire che all'inizio è stata dura, cioè nel senso soffrivo il fatto di dover stare a casa. Ora mi sono rassegnata a questa cosa, quindi ho trovato dei metodi alternativi per far passare il tempo. Tipo? Diciamo che la mia routine è la mattina mi sveglio con calma, tipo 8:30, 9. Con calma, ok. Colazione, poi studio fino a 1. Pausa pranzo, poi un'altra un paio d'ore il pomeriggio, dalle 2 alle 4 circa. E poi, non lo so, molto spesso faccio giardinaggio, dato che adesso stanno uscendo le giornate con il sole, poi mi dedico al giardino. Poi alle 6 c'è l'appuntamento con l'allenamento, che nonostante questa quarantena ci si può comunque allenare a casa, quindi alle 6 allenamento. E poi basta, cena, dormire, e si ricomincia il giorno e si ricomincia. Esatto. Ma riesci a studiare con tutto questi ritmi un po' strani? A casa. Allora, è che io sono una fan delle aule studio, quindi abituarsi a studiare a casa è stato, cioè per me è difficile, però dato che non ci sono altri mezzi, altri modi a disposizione, ci si adatta e mi chiudo in camera e mi obbligo a studiare qua, anche se diciamo che adesso che non le ho a disposizione le aule studio mi mancano, anche il fatto magari di vedere gente, comunque fare due chiacchiere qua alla pausa caffè, comunque devo dire che manca, però quello dai, si fa la parte delle relazioni in questo periodo è quella che non c'è più. Sì, anche perché credo come molti di noi che vivono ancora con i genitori, la convivenza 24 ore su 24 con i genitori è pesante. È provante, sì. Infatti, tipo, quando studio mi ritaglio le mie ore di solitudine, tra virgolette. Però servono, ogni tanto servono. Va bene, allora io inizierei con la vera e propria chiacchierata e okay. Ti chiederei di presentarti brevemente, dire chi sei, cosa fai e perché sei qui. Allora, io sono Ilaria, sono una tua compagna di università. Wow. Studio economia aziendale a Brescia e sono al secondo anno. Sono qui per parlare in modo molto informale, perché io non sono, tra virgolette, cioè non sono nessuno per parlare di queste cose, però per parlare di quello che faccio io a livello di sport. Stasera parliamo della GDM, cioè della ginnastica militare italiana, e niente. Si può dire, presentiamo questa disciplina che è nata relativamente da poco tempo e presentiamo il modo in cui io ho scoperto questa nuova disciplina e la mia nuova crush, si può dire. Da quando l'ho scoperta non la mollo più. Infatti anche a casa riproduco gli allenamenti che facevo prima della quarantena. E appunto, quando è che l'hai scoperta? Come? Allora, io l'ho scoperta perché 2 anni fa, quasi, circa 2 anni fa, hanno aperto un centro nel paese dove abito io, qui a Botticino, e ho fatto la lezione di prova. Ed è stato amore a prima vista, nel senso era quello che stavo cercando. In pratica consiste in esercizi tutti a corpo libero e okay. È praticamente la disciplina di preparazione fisica, però non specifica. Cioè, nel senso, diciamo che la GDM ti fa comunque avere un corpo, un fisico sportivo, però non è specifica per uno sport, è basica. Diciamo che ti mantiene in forma. Certo. Per cui l'ho provata e era quello che mi serviva, in quanto uno, cioè come si funziona, cioè nel senso i risultati si vedono, però due, non è pesante per il fisico, cioè, o perlomeno, non è pesante nel senso in cui i rischi
di magari infortuni o traumi alle articolazioni sono molto bassi, in quanto non ci sono attrezzi o sovraccarichi. Quindi è perfetto per tutte le età, nel senso per tutte le età e per tutti i livelli di preparazione. C'è anche chi non ha mai fatto sport prima, può iniziare e riesce con la GDM a adattare l'allenamento in base alla sua preparazione fisica. Cioè, nel senso, se tu al posto che fare 20 ripetizioni ne fai 10, cioè riesci comunque a autoregolarti. Certo, e io ho letto, correggimi se sbaglio, informandomi per questa appunto chiacchierata, che è nata anche come una modalità di, come dire, una sorta di per riscoprire alcuni movimenti che molto spesso vengono trascurati Sì. nella vita quotidiana, ma anche in altri tipi di sport. Sì, infatti è un'altra peculiarità della GDM che si fa allenamento senza scarpe, appunto perché la scarpa. Allora, io. Aspetta, c'è da fare una precisazione. Io sono solo atleta, cioè non sono un'istruttrice, quindi queste cose così specifiche è meglio magari, non lo so, che lo spiegassero o il capo istruttore o addirittura il presidente. Però quello che comunque ci hanno spiegato è che facciamo allenamento senza scarpe, poiché la soletta delle scarpe va a modificare la postura del piede e quindi a modificare la colonna vertebrale, le gambe, tutto Certo. quanto. E come si può dire? Utilizzando, cioè senza l'uso delle scarpe, appunto si ritrova la posizione naturale del piede. Per cui tutto il corpo e le articolazioni ne risentono positivamente di questa cosa. E dov'è che praticate questa disciplina, diciamo, questo Allora, sport? sì, la facciamo principalmente nelle palestre comunali o delle scuole medie o comunque dove c'è uno spazio libero, aperto, perché appunto non ci serve niente in particolare se non un tappetino, la bottiglietta dell'acqua. E i pesetti, che però sono quelli tipo da 1,5 kg, 2 kg per alcuni Certo. esercizi. E poi, tipo, quando le scuole chiudono, tipo a settembre, da giugno a settembre, che c'è la pausa estiva, molto spesso comunque gli allenamenti continuano non lo so, nel campo sportivo, nel parco giochi. Quindi è il bello anche quello, nel senso che puoi farlo ovunque, oggettivamente. Certo, non serve alcun tipo di attrezzatura per praticare. E volevo un attimino mi portassi dentro un tuo allenamento tipo. Si parte con 100 saluti, solitamente 100, poi dipende, alcune volte sono di più, alcune volte sono di meno, in base al livello di intensità di quello che verrà dopo, si Ok. aumenta o si diminuisce. Si parte con i saluti militari, poi ci si dedica alle gambe, fatte le gambe si fanno le braccia, successivamente gli addominali e a conclusione si rifanno i saluti militari in modo da sciogliere i muscoli che sono contratti dall'allenamento. Allora, degli esercizi tipo non ci sono, in quanto essendo a corpo libero puoi, cioè, variare, ce ne sono un sacco. Ogni allenamento è sempre diverso, in quanto l'allenatore trova sempre dei metodi per farti faticare e ogni allenamento sembra sempre il primo. Appunto perché c'è sempre questo cambio di movimenti che non fa abituare il corpo allo stesso sforzo. Certo. E si può dire che l'esercizio base per le gambe sono gli squat, squat e affondi, per le braccia le flessioni o le tenute, e poi per gli addominali quello è quello più ampio in realtà, perché comunque l'addominale è quella parte che alleni quasi sempre, cioè comunque è sempre contratto, quindi quelli hai un ampio range su cui schierare. Quindi in ogni allenamento andate a lavorare su tutto il corpo, se ho capito bene. Sì, Ok, sì, sì. quindi quello è l'obiettivo. Esatto. E quanto durano gli allenamenti? Allora, gli allenamenti durano un'ora e si fanno solitamente 2 volte a settimana. Ok. E un'altra cosa che ho provato proprio sulla mia pelle
è stata, diciamo, la parte cardio, Ok. che è un aspetto che secondo me vale la pena sottolineare, perché comunque è vero che è alla portata di tutti, è vero che lo possono praticare dai più giovani ai più anziani, però è vero anche che attraverso l'allenamento si arriva a una certa tenuta anche a livello di fiato. Sì, quello sì. Anche perché diciamo che l'allenamento è completo, anche perché c'è la parte di tenuta e la parte più statica, e anche la parte dove fai movimento. Appunto, anche i semplici saluti militari ti aiutano a sviluppare quella che è la parte più, come si dice, dinamica e di non mi viene la parola. Di cardio. Esatto. Ah, E di ok. cardio. Esatto. Quella che pompa, che fa pompare bene il cuore, che porta i battiti alle stelle. Certo, ma invece tra un esercizio e l'altro avete dei momenti di pausa oppure è pensato proprio tutto d'un fiato, diciamo, dall'inizio alla No, fine allora, dell'allenamento? diciamo che l'allenamento è pensato per essere fatto tutto completo consecutivamente, però diciamo che i momenti di pausa ci sono. Perché ad esempio quando magari l'istruttore spiega un esercizio nuovo, cioè tu comunque hai qualche secondo Hai il per tempo per riprenderti. recuperare. Sì. Oppure se l'istruttore è clemente ti dona 5 secondi di pausa. Però comunque non è che, appunto, ripeto, riesci a calibrarti da solo, cioè se stai stramazzando. Fermi, nel senso, è il bello anche questo. Poi c'è da dire che il bello della GDM è anche il fatto che si faccia in gruppo. Nel senso, a me non è mai piaciuto andare in palestra, poiché il fatto di doverci andare da sola mi pesava. Cioè, nel senso, non c'hai mai voglia oggettivamente di andarci. Invece il fatto di essere in gruppo, personalmente, stimola molto. Cioè, tipo, a me stimola molto anche il fatto di incitare gli altri compagni, no? Quando magari siamo in tenuta sui gomiti a terra e l'istruttore ti dice bisogna fare 120 secondi, allora inizi, dai, forza, devo arrivare a questi 120 secondi. Quello è anche stimolante e secondo me anche questo è il bello. Sì, sicuramente l'aspetto delle relazioni aiuta sia nel contesto dell'allenamento, appunto, perché crei delle amicizie, ti inciti l'un l'altro, sia perché comunque è come nel concetto di squadra, cioè tu ti prendi un impegno anche verso gli altri e quindi non è che puoi paccare, mentre in palestra l'impegno è verso te stessa. E ogni tanto, cioè quando non c'hai voglia, tendenzialmente fai poca fatica a non andare. Mentre magari Esatto. ti dispiace di più quando dici no, non vengo perché non ho voglia o perché Sì. devo. Sì, E quindi è già. c'è da dire che a volte con il nostro istruttore che si chiama Marco Bondoni, succede che ne so, magari uno è distratto oppure continuano a parlare dietro nelle retrovie. Allora succede che tutti dobbiamo fare dei secondi in più di esercizio, no? Quindi questo aiuta anche a fare gruppo, nel Gruppo. senso, non solo nelle situazioni negative, cioè c'è anche la parte di gruppo positiva, ecco. Certo, e invece un altro aspetto che tu hai sottolineato parlando appunto di gruppo, mi interessava sapere se oltre agli esercizi, diciamo, singoli, c'era qualcosa da fare a coppie o a gruppo addirittura, a gruppi di due, tre. Allora, quello che mi viene in mente subito sono a volte, allora, tipo per il 98% è singolo l'allenamento, cioè lo si fa singolarmente. Magari per variare un po', facciamo gli addominali in coppia, cioè uno si mette ai piedi e l'altro fa gli addominali. Dopo. Sì, esatto, e poi si cambia. Però ecco, è molto rara questa cosa. Certo, quindi è una Sì, disciplina è singolo. singola che però è divertente perché si fa in gruppo, ci si incita, eccetera. E Sì, invece esatto. per quanto riguarda, diciamo, gli eventi, come sono strutturati, cosa si fa, e insomma. Allora, gli eventi che organizza la GDM sono per ovviamente gli iscritti al corso, i vari iscritti ai corsi, però è successo, cioè io ho partecipato a un evento
in cui si sono fatte delle riprese per i vari video che dopo per i video promozionali. E quello è anche un modo per incontrare, cioè, tutti praticamente gli allievi GDM, perché ci sono i centri di quasi tutta Italia. Perché adesso, allora, GDM è nata principalmente a Brescia. Infatti qua a Brescia ci sono un sacco di centri in quasi tutti i paesi. E adesso si sta spostando anche verso il centro Italia. Ed è successo che al video della GDM che abbiamo fatto, l'ultimo, ho incontrato gente che veniva tipo dall'Emilia Romagna o dal Piemonte, perché ci siamo ritrovati tutti. Poi tipo anche la GDM ha collaborato alla Brescia No Limits, che è una corsa a ostacoli che hanno fatto nel centro di Brescia, e anche lì è venuta gente da praticamente tutti i vari centri che ci sono in Italia. Certo, e in pratica, a parte video e riprese appunto per magari i social, sito web e cose così, in un evento GDM, cioè, c'è una parte centrale, immagino sia tipo un allenamento tutti insieme? Sì, esatto. Comunque, e poi magari, dimmi. Quando abbiamo fatto il video, praticamente riproducevamo gli esercizi che facevamo durante un allenamento classico, però magari più lenti o comunque magari con più tenute, in modo che le telecamere potessero riprenderci. Però di fatto è stato un allenamento di, al posto che un'ora, 2 ore con magari qualche pausa nel mezzo. E l'abbiamo fatto al Parco Tarendo, mi ricordo. Eravamo un sacco. Bello, no? Io ho visto le foto che potete trovare appunto sul sito internet della GDM. Anche una pagina Facebook, no? Pagina Facebook, sì, e esatto. Allora, avere. La pagina Facebook è ufficiale della GDM, e poi ogni centro ha la sua pagina. Per cui se magari volete vedere se nel vostro paese c'è un centro o comunque quello più vicino al vostro paese, o andate sul sito o comunque su Facebook, dovrebbe esserci tutto. E invece una parte puramente pratica, tu per iniziare GDM hai dovuto portare un certificato medico normale, giusto? Perché non è agonismo e quindi basta quello certificato normale. Medico non agonistico. Esatto. Ok, allora invitiamo tutti a provare questo sport, che è molto interessante, che io in parte, diciamo, con la challenge dei burpees ho provato sulla mia pelle, finendo stramazzato al suolo. Però è uno sport davvero divertente e interessante. Devo dire che mi ricordo quando ho fatto la prova, allora il giorno dopo dicevo no, dai, tutto sommato, un po' di indole in cemento, però tutto bene. 2 giorni dopo la prova è stata la morte, nel senso che non camminavo più. Infatti quello che vorrei dire alle persone che magari all'intenzione di provare, non spaventatevi, la lezione di prova è massacrante per tutti, però con un po' di costanza dopo i risultati si vedono, si notano. E poi il bello è che arrivano in fretta, nel senso, il primo mese magari è quello più tosto, poi dopo riesci subito a prendere il ritmo e non ti stufi più, oggettivamente non ti stufi più. Io tipo sono arrivato a fare 6 allenamenti alla settimana. No, certo. Poi quando vedi i risultati e soprattutto il feedback che si ha di solito da un primo allenamento è intanto se ci si è divertiti o meno. Mm-hmm. E poi è il sentire se il proprio corpo ha lavorato bene, cioè proprio sentire la stanchezza. E quindi di per sé, anche se uno è distrutto, è contento di essere distrutto, perché vuol dire che ha lavorato come andava fatto. Sì, esatto. Diciamo che il momento che a me dà più soddisfazione è dopo la doccia. Perché tipo dopo la doccia senti proprio che il tuo corpo è stanco e affaticato, però ha un sacco di energia. Cioè tipo io, anche se sono distrutta dall'allenamento, mi sento proprio energica. Questa cosa è... Cioè il bello, secondo me, dello sport, di questo sport, perché finora non ho mai sentito questa sensazione.